quanto scanno c'è all'estero, quanto Abruzzo c'è all'estero. L'emigrazione è un problema o una risorsa? È il parco che c'entra. Il parco c'entra perché vuole essere anche un'occasione per mantenere il contatto, per conservare i valori di natura ambientale che questo territorio ha e per rafforzare i contatti appunto con le comunità italiane all'estero. Un'opportunità in termini di mantenimento dei valori culturali, di turismo sostenibile, di opportunità di ricerca che possono essere affrontate. Questo è quello che noi ci attendiamo da questa iniziativa lodevole che la Regione Abruzzo ha voluto mettere in piedi. Fanno emergere la cultura e l'appartenenza a una regione importante come quella d'Abruzzo, anche perché io sono abruzzese, quindi insomma, diciamo che sono importanti perché da qui si deve ripartire per cercare di avere quel turismo di ritorno che si merita una regione come l'Abruzzo perché è meravigliosa.